Oggi, come potete vedere, cari amici, siamo qui sulla strada per Taviano, stiamo inquadrando adesso Avora, risorsa naturale, scarico di raccoglie le acque reflue di Casarano, ma che conserva e porta con sé numerosi problemi. Ne parliamo oggi con il nostro amico Luigi Carbone. Allora, Luigi, com'è la situazione qui e che cosa hai da dirci? Ma io voglio dire, altrettanto dei consiglieri comunali, volevo fare una cosa qua a lavora per i cristiani che tengono il fondo dell'Ulia, gente che abbia una qua che non c'è una putta, non c'è come muore, o la gente che passa sulla via della strada, la via italiana, gente che abbia una metto fuori, non c'è una putta, non c'è come muore. Alla sera, quando passa la gente, qua è un'estinzione che vola come degli elicotteri. Quelli hanno pensato, o la giusta o fanno con pompone, che se ne vanno in estinzione, altrimenti è un'estinzione che brucia la gente che rovina. Quindi voglio parlare al consigliere comunale di Casarano. Perché la gente che abbona le case che ci sono qua al paese, la gente che abbia innanzi un ponte, ogni tanto lì hanno una ora di puzza, qui devono capire la gente. Abbiamo visto appena scesi dalla macchina, qui veramente c'è un olezzo C'è una puzza, c'è un muore. insopportabile, veramente. È un problema che si trascina da diversi anni, che il nostro sindaco ha cercato e promesso che avrebbe risolto, ma che fino ad oggi non si è riuscito a risolvere in alcun modo. Il depuratore sembra che sia per essere pronto per la consegna alla città di Casarano, ma ancora Non c'è non niente. c'è niente di definitivo. Speriamo quanto prima che questo depuratore venga messo in funzione. Funziona, perché no, qua è una colera. Non per noi, ma la gente che abbia una qua innanzi, non c'è una puzza che muore, perché la gente che passa dalla macchina hanno ragione perché c'è una puzza che muore. Alla fine, che passi con il motore, c'è l'elicottero che urla. Non sapete da quei elicotteri da guerra, ma c'è elicotteri essenziali. O penso che almeno una medicina pure con muore essenziali, perché qua c'è una puzza che muore, essenziali. Le cose da uno, qui te voglio parlare alle consigliere comunali, che pensano, perché ora c'è un morire vero, c'è una colera. Va bene, chiedo che l'appello del nostro amico Luigi sia abbastanza chiaro ed esplicito e noi lo giriamo ai nostri cari amministratori comunali.